È appena terminato l'incontro tra Cervaro e Real Nascosa, è finito con la vittoria del Real Nascosa per 1-0. Adesso faccio l'intervista al capitano Trevisan del Real Nascosa. Buonasera. Buonasera, salve. Salve. Che cosa le emozioni di questa partita, cioè di questa gara appena giocata? Niente, è una bella manifestazione che viene dopo la preparazione atletica, quindi ci serve un po' come rodaggio per il campionato. E niente, siamo ancora in ballo perché abbiamo giocato la prima partita, abbiamo vinto e dobbiamo giocare adesso la seconda con la squadra Fossalcogne. Quindi vediamo come andrà a finire, insomma. Ok, e come Sì, sicuramente, anche l'altra squadra era anche molto valida e ci siamo divertiti. Ok, adesso passo la parola alla giocatrice che ha segnato il gol della vittoria del Real Nascosa, la Rina. Buonasera Rina. Buonasera. Come ti sei trovata in questa partita, a parte il gol? Molto carica. E essendo la prima partita che facciamo con una squadra nuova, abbiamo trovato subito quel... mi sfugge la parola. L'intesa. Quell'intesa, l'intesa giusta, infatti ci ha portato a questo risultato, abbiamo vinto la prima partita. Io ho visto una partita molto corretta, ben giocata da tutte e due le squadre, intensa, anche il pubblico si è divertito. Sì, vabbè, soprattutto quando si tratta di queste manifestazioni, cioè noi ragazzi ovviamente cerchiamo sempre di essere sportivi al 100%, perché in primis la sportività in campo e poi il resto. Adesso sta per iniziare questa partita tra la squadra casertana e del Fossalcogne e la squadra del Cervaro con cui avete giocato, quindi ci sentiamo per le prossime dopo la prossima partita. Grazie, arrivederci. Grazie. Forza Real.